Ciao a tutti ragazzi, l'Occiderone anche oggi qua con voi. Nuovo video di Clash Royale, appuntamento fisso con la serie che sto portando sul canale. Oggi facciamo qualcosa di molto interessante. Vi faccio vedere una modifica che ho fatto al mio deck. Ho tolto i mascalzoni e ho inserito la fuorilegge. Questo mi dà la carica e la fiducia nell'andare a giocare qualche partita pesante in ladder per cercare di avvicinarci sempre di più ai 6.000 trofei. Andiamo subito contro Naresh del clan India. Possiamo anche partire in realtà molto chill. Attenzione, sembra che sia molto interessante questa giocata. Abbiamo speso un po' troppo, ma comunque la Tesla riesce a deviare l'attacco della sua mongolfiera. E forse con la fuorilegge davanti riusciamo anche a sostenere il miner. Il moschettiere. Peccato per il suo boscaiolo che è stato giocato nella maniera perfetta per counterare. La fuorilegge aveva già preparato la carica per andare sotto la torre. Non è entrata, non è un problema. Sappiamo che lui gioca con la mongolfiera, la andremo a counterare. O Grider. Lasciamo pure che faccia un po' di danni da solo. E adesso aspettiamo che la mia torre si faccia la sua valchiria. Moschettiere. Pronti per la mongolfiera, che in realtà non arriva. Arriva di nuovo un barile goblin che noi andiamo a fermare. E a questo punto gioca più avanti la fuorilegge. Lui giocherà ancora il boscaiolo. Non lo gioca, attenzione, fuorilegge che va ad impattare sulla torre. Questo è un attacco molto interessante. Fuorilegge è carta davvero fortissima, ragazzi. Tesla. Mi aspettavo qualcosa di simile. Ora bisogna stare molto, molto attenti. Abbiamo anche due spell in questo deck, vi ricordo. Fireball e Zap. Ma aspetterei un attimo ad andare all'attacco, perché ho bisogno di Elisir eventualmente per giocare una difesa sulla sua mongolfiera che sembra non voglia tirare. Eccolo qua invece la combo. Ci sta anche una zappata, ci sta anche una zappata per evitare un attacco extra della mongolfiera. Infatti impatta una volta sola e poi ci può pensare il moschettiere. Sotto con la fuorilegge di nuovo, la ripartenza. Vediamo quanto Elisir ha sprecato lui, quanto riesce ad averne ancora. Ce l'aveva. Però ha dovuto counterare con la valchiria. Qua lui è scarico, eh. Qua lui secondo me è abbastanza scarico, infatti ha solamente gli arcieri. O Grider che può tirare due hit, forse tre addirittura. No, se non fosse intervenuta la Valchiria, magari la terza hit ci stava. E qua è giusto il suo attacco, assolutamente, assolutamente giustissimo. Siamo obbligati ad andare a lavorare con Tesla e Moschettiere. Infatti fermiamo la torre e preparerei di nuovo la partenza con lo Grider. Vediamo come lo va a counterare con un boscaiolo che in realtà non ci dà nessun problema. Lasciamo ancora il mini pack alla difesa. Servono 4 di Elisir. Adesso arriverà una mongolfiera fra pochissimo. Dall'altra parte. Non ho mica capito questa giocata. Attenzione. Ma c'è la Tesla in realtà che countera senza problemi. Qui possiamo lasciare andare e fare il nostro attacco. Boscaiolo che è impegnato con la fuorilegge. Lo Grader che può entrare. 500, 116, torre a 11. Lo Grader non la chiude. Allora la chiudo io con la zap. E andiamo a portarci a casa la prima partita. Abbastanza dominata, direi. Fuorilegge che... Oh! Oh! Così! Così! Il Baulozzo leggendariozzo! Porca! Andiamo avanti. E lo teniamo lì. Mamma mia, siamo contro Bex del clan Wancho. Conosco il clan Wancho. Magari per lui. Mini pack ha giocato male. Bisogna giocarlo sul terzo. Sulla terza casella il mini pack. Se vogliamo avere un counter solo Grider. Orco Giuda, questo gioca anche. Ok, non è un problema. Allora, vediamo cosa mi aiuta a fare la torre qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possiamo subire danno, sì. Possiamo subire danno, va bene. Adesso sappiamo per la prossima volta, non facciamogli vedere che abbiamo il tronco. Cerchiamo un effetto sorpresa. Eventualmente nel prossimo attacco con lo Grider, se riusciamo a non fargli vedere il tronco, qualcosa si può fare. Ok, nel momento in cui qua è impattato. Andiamo ancora con la zap. Teniamoci l'effetto sorpresa. Pronti con gli scheletrini? Non li gioca? Urca miseria. Non facciamo niente. Tesla per diviare log. Ok. In realtà è abbastanza danneggiato anche il suo stregone di fuoco, quindi
possiamo con la Tesla fermare Log, subiremo un danno dallo stregone. Forse un pochino troppo presto, Log. Zavizzarain! Va bene, una hit. Non voglio fargli vedere ancora il tronco, ancora non glielo voglio far vedere, mi serve per il per due. Subiamo, 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 va bene, va bene, va bene. Va bene, non va tanto bene, ma va bene. Abbiamo preso 700 danni con questo attacco, però dobbiamo sfruttare l'effetto sorpresa. Quando lui non se l'aspetta. Dobbiamo avere nel deck tronco, zap e pronti con l'attacco dello Grider. Moschettiere. Andiamo fra 15 secondi al per 2. Potremmo anche andare di Fireball qua in realtà. Vediamo se riusciamo ad avvicinargli il suo moschettiere. Bruttissima questa Tesla. Questa... non posso farglielo vedere. Andiamo. Li ha giocati, li ha giocati, li ha giocati, li ha giocati. Counteriamo Log. Lui riesce a mettere un moschettiere, ma noi facciamo più male di lui. La torre non va giù. 864, 448, ci siamo avvicinati di tanto. Attenzione, perché si gioca tutto qui, si gioca. Non voglio, non voglio ancora, non voglio ancora. Adesso. Vediamo se va, vediamo se va, vediamo se va! Non è andato, però va bene uguale. Non è andato, però va bene uguale. Let's go! Andiamo! Easy! Molto, 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 molto bene, molto bene! E andiamo a portarci a casa anche il secondo game. Dai, 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 dai! Come gira bene questo deck, ragazzi? Raggiungiamo i 5780. Vediamo se prendiamo i 5 e 8. Orco, già siamo contro Yonkin. Pesante, eh? Moschettiere sulla destra in apertura. Un barolo per lui. Mi aspetto un tank lì davanti. Un peccone? Un giant? Oh, andiamo, andiamo, andiamo. Non subisce danno tanto la fuorilegge. Locca la torre, locca la torre. Bravo. Va bene, l'abbiamo un po' obbligato però a giocare questa Valchiria come non voleva in realtà. Mini pack. Forse una minchiata averlo messo qua al mini pack. Vediamo una... spostiamo un attimo Log. Ma in realtà riesce a passare, quindi... proviamoci a questo punto, proviamoci. Pronta la zap. Per i pipistrelli. Via i pipistrelli, easy. E scarico. È scarico, è scarico. È giù la torre qua. Non è giù la torre, ma è scarico. Minchiazza, oddio, è giù la torre qua. Porco, che male che ha fatto questo attacco. Che male che ha fatto questo attacco, ragazzi. Mini Pekka, che tra l'altro è riuscito anche a farsi il suo bombarolo, quindi wow. Io preparerei personalmente un attacco a sinistra. Non diamogli modo di gestire la partita. Riattacchiamo a sinistra. Moschettiere, a meno che non si sia arreso. No, non si arrende. Ok. Proviamo. Sì, credo... ero convinto stesse trollando, invece stava giocando seriamente. Qui qualcosa subiamo, eh. Attenzione. Ok. Qui gli abbiamo regalato la torre. Ero convinto che stesse seriamente trollando, non sto scherzando. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Lui è obbligato adesso ad attaccarmi nel lato di sinistra. Ed è una cosa che infatti sta già preparando. Noi prepariamo un attacco. Ok. Non credo che venga locato lo Grider con una torre da lì. Non mi interessa fare nulla. Preparo una seconda torre in difesa. Dobbiamo allontanare Log. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ok, gli ho regalato veramente la possibilità di rimettersi in gioco. Vediamo adesso cosa fare.
Attenzione perché lui può giocare centrale il Gran Cavaliere, eh? In realtà chiudiamo un attimino l'angolo. Questa è una giocata del cazzo. Voglio che il Gran Cavaliere si avvicini e prenda anche la Tesla. Ne metto un'altra. 1949. Guardate come si è ribaltata la partita, ragazzi, in un attimo. Facciamo l'attacco, quello che dico io. Eccola lì, infatti. Bravo. Bravo. Porco Giuda, per un millisecondo. Ok, usiamo un attacco che non uso quasi mai. È il trucco del moschettiere. Questo. Mi serviva un chip damage. No, piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Questo qua ha capito tutto, ha capito. Calmo, 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 calmo. Non sei l'unico bravo a giocare a Clash. Calmo. Calmo, 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 calmo. Non riesco a fare più il trucco del moschettiere? Due Tesla? Sono una follia queste due Tesla. Andiamo a chiuderla ai punti. Ci sta. Una partita che ho vinto, ma che non mi è molto piaciuto vincere così. Personalmente io preferisco chiudere con le torri che vanno giù, non tanto a punti. Però è una tripletta, ragazzi, su tre partite in ladder. Molto, molto bene. Deck che gira davvero, davvero pulito, devo dire. Dai, mi piace un sacco. Eravamo a 5.600 e qualcosa. Se non ricordo male, andiamo a prendere i 5.818. Insomma, ragazzi, questo è il deck che sto utilizzando in questo momento per andare in ladder. Se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su, mi raccomando. Lasciate un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!